back to the river. Take me back to the war, to where I became nobody's hero and someone else's war. Sono volontario della Fondazione Aiutare i Bambini. In Italia, nel mondo, ci sono sempre tante cose da fare. E abbiamo sempre bisogno d'aiuto, anche del tuo. Grazie per la diretta, per il nostro sondaggio. Ma gli anziani cosa fanno tutti il giorno quando sono in pensione? Guardano gli altri lavorare. Ecco. Ma fate un bel lavoro, fatevi fare bella figura, perché io sono anziano, ma voi dovete diventarlo ancora. È duro diventare anziani in Italia. Ma come stanno lavorando questi due virgulti? Sono due esperti, due proprio sono specialisti, lavorano in tutto il mondo, mettono sassi dappertutto. Alle Terme di Castrocaro da sempre sosteniamo e sponsorizziamo eventi legati al canto, dal Festival di Castrocaro al Festival Vocine Nuove che stiamo ospitando in questi giorni. All'interno della nostra struttura, nella Clinica del Benessere, il percorso Long Life Voice è una risposta a tutte le persone che utilizzano la voce come strumento di lavoro, soprattutto per i cantanti, ma non solo. Con questo percorso, dall'alimentazione alla postura, al corretto stile di vita nel movimento e a una valutazione diagnostica sulle proprie corde vocali, nasce il percorso per una risposta integrata che parte dalla proprietà delle nostre acque termali che da sempre agiscono sulle mucose per sfiammare e in questo caso per rendere le corde vocali pronte ad una riabilitazione che fa recuperare la potenza vocale e sicuramente la salute. Come amministrazione siamo molto orgogliosi di essere riusciti a ultimare in tempo i lavori di recupero del palazzo per poter consentire alle Vocine Nuove di Castrocaro di venire all'interno di questa splendida giornata a fare le loro audizioni in funzione poi del festival finale. Gridare, negare il cielo, prenderà salvezza.
dove venite? Veniamo dalla provincia di Potenza, Basilicata. E come mai fare tutta questa strada? Abbiamo scoperto un piccolo talento da qualche anno in nostra figlia, quindi siccome sappiamo che questa è una vetrina a livello internazionale per i bambini, abbiamo avuto il piacere di partecipare a questa manifestazione. Ciao! Ciao! Cosa fai qua? Niente, provo a cantare. Provi soltanto? Non ce la fai? No, non lo so. Apre la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma l'ha aperto col suo posto, non ci pensare due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono resa conto che serpeggia tra grandi, contento per la pioggia, rimancati appuntamenti nei millenni, ma si mettono i suoi panni, quelli già dati, pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Ciao! Ciao! Cosa fai qua? Filmo mia sorella. Tua sorella? Chi è tua sorella? Beta. E cosa fa qua? Fa il concorso di canto. Dinamiche sono uno degli strumenti di espressione che il cantante ha a sua disposizione per arricchire la sua esibizione. Le dinamiche sono essenzialmente il volume che noi utilizziamo quando cantiamo, quindi il piano, il forte e il crescendo oppure il decrescendo. Se vogliamo enfatizzare una certa parola, una certa frase che stiamo cantando, possiamo aumentare il volume. Se vogliamo alleggerirla, possiamo diminuire il volume della frase che stiamo cantando. Salve! Ciao! Da dove viene? Dalla Sardegna. Com'è andato il viaggio? Bene, bel viaggetto lungo, però siamo venuti in tanti, bel gruppone. Con cosa siete venuti? Siamo arrivati ieri. Con che mezzo? In aereo, un bel viaggio lungo fino a Bologna e poi da Bologna in treno. Ma
Ma come mai fare tutti questi chilometri per venire fino a Castrocaro? Cosa vi ha portato qua? Festival Boccine, siamo venuti con 7 bambini, sardi, provenienti un po' da tutta la Sardegna. Cosa le ha colpito di questo concorso? Allora, per ora abbiamo fatto solo una giornata di stage, i bambini si sono divertiti, è stato molto interessante e poi domani vedremo il resto, dopo pranzo domani vedremo il resto e le esibizioni dei bambini. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati. Amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh, mondo, soltanto adesso io ti guardo. Water Academy vuol presentare appunto il potere dei suoni sul corpo, sulla mente, e con esperimenti scientifici, con video e con documentazione ben precisa dimostrerà che esistono dei suoni distruttivi e dei suoni costruttivi. Per esempio la musica classica, la musica con parole belle piene d'amore è una musica armoniosa, costruttiva, mentre ci sono delle musiche che hanno come obiettivo quello proprio di distruggere le persone a livello molecolare, come per esempio l'heavy metal, vari tipi di rock che hanno un'influenza molto negativa. E in più faremo anche dei corsi per spiegare ai bambini il potere, chiamiamolo così, della musica che viene utilizzata in discoteca, perché è così, perché crea quegli effetti, è tutto spiegato scientificamente. Buongiorno. Cosa ci fate qua? Sì, lo stesso. Che ci fai qua? Io sono qui per Castrocaro per cantare, per fare lezione. Da dove vieni? Vigevano. Che è in? Provincia di Pavia, in Lombardia. Nel mio Intense Vocal Workout si lavora molto anche con le gambe, infatti eseguiremo alcuni esercizi di kickboxing abbinati ai vocalizzi. Tu che fai qua?
E canto. Ah, che canti? Piazza Grande di Lucio Dalla. Ma senti, da dove vieni tu? Firenze. Come mai vieni a cantare fino a qua, da Firenze? Perché sapevo di questo concorso molto importante, allora proviamoci. Sei d'accordo per me? Come mai sei qua oggi? Per cantare al festival Lucine Nuove Castrocaro. Spero che tutto vada bene, mi sono preparato e... però è stata già una bellissima esperienza i giorni di ieri e stamattina. Ci siamo divertiti molto con i vocal coach e quindi comunque come vada è stata una bellissima esperienza. Sono volontario della Fondazione Aiutare i Bambini. In Italia, nel mondo, ci sono sempre tante cose da fare. E abbiamo sempre bisogno d'aiuto, anche del tuo.